Allora, mister, dopo il pareggio all'esordio, innanzitutto ti chiedo un piccolo commento su, a distanza di una settimana, su quella che è stata la partita di Pesaro, su cosa di buono hai già visto di questa squadra, e poi ti chiedo se adesso il livello di difficoltà si alza un po'. Ma assolutamente, allora, per quanto riguarda la trasferta di Pesaro, come avevamo detto nel pre-gara, avevo detto a voi, avevo bisogno di capire quello che avevano veramente da dare, quello che avevano dentro i ragazzi, a dirgli quelle che potevano essere le nozioni tattiche o i miei consigli per affrontare al meglio una gara difficile, e così si è dimostrato. Cosa mi porto via? L'atteggiamento che ho detto è stato per 90 minuti comunque positivo, anche nella sofferenza della fine del primo tempo, quindi quello è sicuramente un punto di partenza. È chiaro che i ragazzi adesso devono capire che da quello si deve ripartire, ma la partita di Pesaro ora fortunatamente è alle spalle, e domani, come hai detto te, l'asticella si alza, perché lo sarà così sempre, con una differenza che è quella che dicevo la settimana scorsa. Magari ora ho avuto un po' più di tempo a disposizione in questa settimana per lavorare con i ragazzi, sia sul campo che anche sotto l'aspetto mentale, che questa non è una cosa da poco, ma questo poi non vorrà dire avere la certezza di riuscire a ripetere la prestazione di Pesaro, o magari anche di migliorarla. Ci vorrà sempre quel qualcosa in più che parte da loro. Io sono contento di come hanno vissuto e lavorato in questa settimana, gli è stato dato un giorno in più di riposo, come giusto che sia, per poi far sì che si è potuto lavorare nella settimana tipo, e sono comunque soddisfatto. Ovvio è che adesso abbiamo un avversario tosto e cercheremo comunque di limare le ultime cose fino a lunedì sera. Ecco, mister, hai avuto appunto la tua prima settimana per poter lavorare. Su che cosa avete lavorato in particolare questa settimana, e come è andata questa prima settimana, che idea ti sei fatto, come cosa squadra? Ma devo dire che, come ho detto nel post gara di Pesaro, sotto l'aspetto fisico la squadra è una squadra che comunque si vede che ha lavorato, è una squadra che ha una buona condizione fisica, che questo non è una cosa da poco, quindi abbiamo cercato di andare a lavorare per quanto riguarda l'aspetto anche atletico e fisico con quelle che sono un po' le esigenze mie, le esigenze di quello che vorremmo arrivare a fare nel futuro, quindi chiaramente qualcosina si cambia, ma poi sotto questo punto di vista sono stato contento della loro disponibilità e anche della voglia di vivere l'allenamento con la giusta, col giusto entusiasmo, col giusto sorriso, ma con la giusta intensità. Quindi sotto questo punto di vista è stata una settimana positiva. Poi sono andato a cercare iniziare a rinforzare un po' quelle che sono le cose che ci serviranno per quello che riguarda il nostro modo magari di voler far calcio, e poi di settimana in settimana, in base agli avversari, con grande rispetto agli avversari, cercheremo di metterlo in campo. Ovvio che sicuramente questo non vuol dire che dopo una settimana si possa, come la settimana scorsa, arrivare ad essere perfetti. Probabilmente, ripeto, sarà difficile esserlo anche a fine campionato, però è giusto lavorare anche sugli errori che ci saranno all'interno della partita, perché su quello si deve lavorare, si deve crescere. Mister, buongiorno, ben rivisto. Le chiedo, avversario che arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo un risultato importante, voi dall'altra parte, o perlomeno lei dall'altra parte, fa la sua prima apparizione tra le mura amiche. Quanto può contare il fattore psicologico che in determinate situazioni, con una partita equilibrata, ovviamente può cambiare il risultato finale? Se possiamo aspettarci delle novità più che tattiche legate agli individui, agli uomini, ai calciatori? Ma è chiaro che la partita sarà una partita difficile. Il fatto di arrivare a giocare la mia prima gara davanti al nostro pubblico in casa nostra, dopo una prestazione comunque soddisfacente, mi lascia ben sperare. Ovvio è che non sarà semplice. Io so che i ragazzi hanno lavorato e hanno la voglia per far sì che ne venga fuori una partita importante. Il risultato, poi lo sapete meglio di me, è figlio di tantissime cose, quindi di chiacchiere se ne possono fare tante, di cose se ne possono dire tante. La verità è che adesso, in questa settimana, ripeto, abbiamo cercato di lavorare su delle situazioni che si potrebbero riproporre in partita, non solo lunedì ma anche in futuro. E poi, per quello che riguarda
la formazione, ora c'è ancora un po' di tempo, non nego che abbiamo avuto qualche giocatore che in questa settimana per magari qualche piccolo problemino ha dovuto saltare qualche seduta, quindi io preferisco sempre non perdere giocatori per un lungo periodo, ma cioè, magari evitare magari di rischiarli per una partita, perché siamo ancora all'inizio del campionato, quindi farò delle scelte. C'è la possibilità che qualche interprete iniziale cambi, perché poi chiaramente ho avuto anche una possibilità di una settimana di visionarli meglio, senza stravolgere chissà che cosa, come è stato la settimana scorsa, però la possibilità c'è, devo ancora valutare, e lo faremo nelle prossime ore, ma sono certo che i primi 11, anche se cambieranno, se ci saranno due o tre novità o non ci saranno, l'importante è che tutti si sentano partecipi e comunque considerati dal sottoscritto, e io glielo sto trasmettendo questo, e poi dopo dovranno dimostrarmi, quando verranno chiamati in causa quelli che veramente, che poi magari eventualmente saranno, partiranno dalla panchina, di farmi riflettere di più sulle scelte future. Cristian, posso chiederti se ti sei fatto un'idea su qual è il motivo per cui questa squadra, quando prende gol ad un certo punto, per minuti più, insomma, a volte di più, a volte di meno, smette completamente di giocare, sembra abbandonare la partita? Ma hai toccato un tasto importante, che è quello che avevo sottolineato prima della gara di Pesaro, che avevo notato in questi ragazzi, no? E quindi è l'aspetto mentale, come diceva il tuo collega, è fondamentale. Devono attraverso sì le prestazioni, ma anche gli allenamenti del quotidiano, di ogni giorno, andare alla ricerca delle loro certezze, della loro autostima, perché di qualità ne hanno, non sono io che devo stare qui a scoprirle. È chiaro che poi devono essere sfruttate e messe a disposizione della squadra. Quello che è successo anche nel, diciamo, quarto d'ora finale di Pesaro, un po' quello che magari era uscito e si era visto nelle partite precedenti al mio arrivo. Quindi io questo cercherò di toglierlo. Sono stati bravi, devo dire, a comunque soffrire in quel quarto d'ora di sbandamento dopo il gol, perché c'è stato, è innegabile, abbiamo anche rischiato magari di soccombere, magari meritatamente, perché comunque per 30 minuti la squadra aveva tenuto molto bene il campo. Devo dire che nel secondo tempo, dopo avergli parlato, averli tranquillizzati, ho fatto quello che potevo fare, se non tranquillizzargli e fargli capire che la partita sarebbe ricominciata da un risultato di tipo 0-0, quindi eravamo su 1-1, e poi nel secondo tempo hanno messo da parte questa, tra virgolette, chiamiamola paura, di soccombere, e se la sono giocata e hanno tenuto bene il campo. Dobbiamo cercare di evitare questo, perché all'interno delle partite può capitare di andare sotto, può capitare di soffrire contro squadre forti, perché ce ne sono tante, ma bisogna avere il coraggio, la bravura di saper soffrire senza farsi molti problemi o farlo diventare come un pericolo che all'improvviso può farci capitolare, e è lì che la squadra poi dopo deve crescere. Se riusciremo a crescere in questo, sono certo che poi dopo le partite ce le potremo giocare a viso aperto. Però il motivo non... Sarei un mago che non lo sono, no, vabbè, il motivo secondo me è dovuto anche, ovvio, al risultato che non arriva, no? E magari al risultato che non arriva, un susseguirsi di risultati che non arrivano, questa ansia da risultato magari ti può portare a dire: cavolo, stavo giocando bene, non stavamo sbagliando nulla, alla prima difficoltà prendiamo gol, oh che cavolo. È inconscia, e quindi io cercherò di lavorarci per quelle che sono le mie competenze, quello che è il mio vissuto calcistico. Poi è normale che devono essere anche bravi loro a cominciare a prendersi le responsabilità e a capire che con me problemi non ce ne sono. L'errore si può fare, perché se non si fa l'errore saremo già tutti in Serie A, e è sull'errore che bisogna lavorare, ma bisogna guardare avanti, perché se si sofferma sull'errore gli avversari ne approfittano. Mister, i ragazzi di Mister Braia stanno passando una stagione molto florida, di gran forma. Cosa si aspetta dalla squadra per lunedì? C'è un modulo sul quale preferirebbe lavorare? No, beh, noi cercheremo di lavorare su quelle che sono le nostre idee e su quello che abbiamo fatto in questi primi miei 10 giorni. È chiaro che aprire una parentesi sulle squadre di Braia sia abbastanza
semplici, ovvero che il mister, se non sbaglio, probabilmente nei tre gironi è l'allenatore più esperto, con più presenze, con più panchine, non solo in Serie C ma anche in categorie superiori, dove ha sempre fatto anche bene. Lo conosco anche perché addirittura giocavo ancora quando lui era in panchina a Chieti, e quindi è un allenatore che ha sempre dato un'identità forte alle proprie squadre, e le sue squadre sono sempre state squadre che alla lunga hanno fatto campionati importanti. Quindi io credo che sarà difficile affrontarlo, per me è un motivo di soddisfazione perché per me è la prima volta, credo mi dispiacerà non poterlo magari salutare da vicino perché anche lui è squalificato, quindi affronto un'altra squadra con un allenatore squalificato, ma ci sarà il secondo che tra l'altro anche lui è un altro mio ex compagno di squadra, quindi però le squadre di Mister Braia sono squadre sempre molto organizzate, che sanno quello che è il loro obiettivo, lo sanno raggiungere, e sarà difficile affrontarle, e quindi dobbiamo prepararci al meglio non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto mentale e motivazionale. Mister, una curiosità, c'è un giocatore, senza offendere gli altri ovviamente, che guardandolo da vicino, guardandolo in campo, non solo tecnicamente ma anche appunto come personalità e come cattiveria agonistica l'ha stupito, l'ha lasciato un po' a bocca aperta perché non se lo aspettava? Guarda, ti sembra strano, ma mi sono soffermato soprattutto su quelli che in questa prima parte di campionato hanno giocato poco o niente, perché quelli che hanno giocato di più e hanno avuto la fortuna di essere stati utilizzati, li ho visti dal vivo quando sono venuto, e li ho visti anche in video qualche volta, qualcuno lo conoscevo. Quelli invece che non conoscevo e che sono stati poco utilizzati, sai, un conto scoprirli dai video, un conto vederli da vicino. Devo dire che a mio avviso ci sono dei giovani molto interessanti, dei giovani interessanti, dei giocatori anche di prospettiva che possono crescere, e a me piace lavorare con certi tipi di giocatori, quindi sono certo che se, ho detto loro a tutti, se anche non troveranno spazio inizialmente, perché magari ci sono delle gerarchie, è inutile nasconderci, e l'allenatore deve cercare in questo poco tempo di mettere in campo i giocatori che ritiene più opportuni, però sono certo che alla lunga ci saranno giocatori che in questo momento magari hanno giocato meno o che iniziano a giocare, che in futuro potrebbero diventare giocatori importanti per il nostro campionato, perché le qualità le hanno, e sotto l'aspetto della personalità devono crescere, ma devono crescere attraverso non solo gli allenamenti e le partite, ma sotto tanti punti di vista. Però io ho trovato e sto scoprendo giocatori che ogni giorno mi dimostrano che probabilmente anche il mercato fatto dal direttore sui giovani è stato un mercato comunque importante. La società secondo me si è mossa bene su quello che era il parco dei giocatori, e quindi ti rispondo dicendo che mi sono meravigliato e sto scoprendo giocatori che conoscevo poco che secondo me potranno diventare importanti. Grazie mister. Andrà dunque approcciato questo avversario che viene da 5 risultati utili consecutivi, e se ci puoi svelare qualche dubbio, dove hai qualche dubbio? Va bene, questo avversario, come ho detto prima al tuo collega, è un avversario difficile da affrontare perché è una squadra esperta che ti fa giocare anche in maniera sporca, ma le cose che fa le fa molto bene. E ho visto anche l'ultima partita che hanno vinto con la SPAL, sono stati bravi tra virgolette ad avere la pazienza nel fargli male quando devono far male, e sono riusciti a portare a casa una vittoria importante. I punti che hanno in classifica sono punti importanti, quindi è la dimostrazione che è sicuramente una di quelle squadre che da affrontare è complicata, uno per l'allenatore come dicevamo prima, e due per gli interpreti che ha, perché sono giocatori, abbina giocatori esperti che magari conoscono molto bene la categoria, ad altri che si stanno affacciando da poco, quindi sotto questo punto di vista, ripeto, bisognerà veramente tirare fuori una prestazione importante, non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico ma anche mentale. Ma dubbi sicuramente non mi nascondo, in questa settimana ci sono due o tre giocatori che magari non si sono allenati a pieno regime solo per preservarli, per evitare di rischiare, perché comunque Luca Fabrizi e Azio Smanovic magari hanno lavorato un pochettino in maniera diversa dagli altri, ed è normale che questo viene fatto per preservarli e per portarli al massimo alla partita
di lunedì. Poi farò delle valutazioni, però questo, ripeto, lo farò nelle prossime ore. Il resto sono tutti a disposizione, abbiamo, e sono contento di aver ritrovato anche in gruppo Gianmarco Ingrosso, perché è un giocatore che di sicuro non scopro io per quello che riguarda la sua carriera, ma è un giocatore che sotto l'aspetto di quella magari personalità di cui parlavamo prima può dare tanto a questi ragazzi, e da calciatore ovviamente, ripeto, non c'è bisogno di scoprirlo, quindi sarà sicuramente utile sia dentro che fuori dal campo, quindi sono contento di averlo ritrovato e l'ho visto anche motivato, questo mi fa ben sperare per il futuro. Mister Bruzzanini va davanti sempre un punto di riferimento per tutta la squadra, per fare la differenza. Ma in questo momento lui è un po' il giocatore che sta finalizzando al meglio, no? L'ho fatto nelle prime giornate, ha fatto già 5 gol, che sono tanti, spero che continui a fare quello che sta facendo, ma spero anche, sono certo che anche gli altri potranno arrivare a essere determinanti, perché poi nell'arco di una stagione, se si fa affidamento solo su un giocatore, poi si rischia che nel momento in cui quel giocatore ha un periodo di appannamento, le partite poi diventano complicate. Bisogna essere bravi a portare tutti a un buon livello, perché ci sono attaccanti che possono fare tutti la differenza, sia quelli che stanno giocando, che hanno giocato domenica dall'inizio, sia quelli che sono subentrati, e quindi per quanto mi riguarda io preferisco avere più giocatori che riescono ad arrivare anche in doppia cifra, perché alla lunga, oltre che per una questione loro di autostima e di gioia, perché tanto l'attaccante vuole fare gol, è anche un motivo per noi per avere delle armi in più. Avere solo un giocatore che fa gol può diventare alla lunga magari non una cosa molto positiva.